Questa mattina, insieme al qui presente Massimo Battista, collega consigliere comunale di Una Città per Cambiare Taranto, abbiamo incontrato il prefetto di Taranto. Abbiamo affrontato delle tematiche inerenti al modo in cui il presidente del Consiglio Bitetti conduce i lavori della massima assise consiliare, non certamente una conduzione super partes, ma una conduzione che blocca, anche interferisce nel contenuto, nel merito degli interventi dei consiglieri quando criticano l'amministrazione comunale. Il prefetto Massimo ha ascoltato, ha preso nota, si rivolgerà ai soggetti di cui noi abbiamo fatto menzione. Abbiamo altresì parlato degli atti negati, gli atti amministrativi che a noi consiglieri non arrivano, a tutti i consiglieri veramente non arrivano, certo. Non passano dalle commissioni, e il caso più eclatante è quello del parere pro veritate relativo all'anticipazione da parte del Comune di Taranto della di 2 milioni e mezzo di liquidità per anticipazione di cassa in favore di Chima Ambiente Anno. Niente, abbiamo ringraziato il prefetto per averci ricevuto, abbiamo fatto presente le difficoltà che constatiamo nelle commissioni dove si dovrebbero svolgere quelle azioni poi provvedeutiche per le approvazioni in Consiglio Comunale, uno su tutti l'anticipazione dei 2 milioni e mezzo, la famosa delibera 129. Abbiamo fatto presente al signor prefetto che ad oggi, mentre stiamo parlando, 18 maggio, ancora non è arrivato il documento dell'avvocato Lorusso, il parere pro veritati, dove questo avvocato Lorusso è stato interpellato dall'amministrazione Meloci. In Consiglio Comunale abbiamo detto che l'amministrazione come mai non si fosse rivolta all'avvocatura interna, e oltre a questo abbiamo fatto presente anche al signor prefetto le difficoltà che stanno vivendo i lavoratori della città di Taranto, visto l'aumento dell'abbonamento per i parcheggi. Sì, abbiamo fatto un discorso sulla questione parcheggi, perché ancora una volta chi viene vessato sono i lavoratori e i cittadini di questa città. Ecco, noi Massimo attendiamo risposte, cioè noi abbiamo messo, come dire, in campo queste problematiche, ci siamo rivolti al prefetto perché ovviamente rappresenta il governo, rappresenta lo Stato, ci auguriamo che, ripeto, quelle problematiche che sono certificate, che sono documentate da parte nostra, l'assenza di atti che appunto non riceviamo, il tipo di conduzione diciamo verticistica da parte del Presidente del Consiglio Comunale, su queste situazioni il prefetto ripristini l'agibilità democratica, la democrazia a Taranto, perché a Taranto c'è un vuoto di democrazia. Allora, questo abbiamo fatto presente al signor prefetto, le volontà di quello che è previsto dalle norme, abbiamo detto al prefetto che abbiamo queste grossissime difficoltà, speriamo, ci auguriamo, ci ha detto che a breve farà una nota, risponderà a chi di dovere. E noi verremo anche notiziati, certo, attendiamo fiduciosi. Abbiamo fatto presente, per chiudere, la questione del parere pro veritate, si è meravigliato di come, nonostante ci fosse un parere negativo dei revisori dei conti, l'amministrazione comunale è andata avanti come un frecciato, come se non ci fosse eventuali responsabilità. In attesa di risposte, noi abbiamo seguito e concludiamo un percorso di democrazia.